Silvestro Pacella, migliore in campo, Pacella, giusto? Della partita Boca Junior contro Equipo Loco, vediamo qui anche il migliore in campo dall'altro lato dell'Equipo Loco. Mi dicevi, scusami? Gian Maria Scardigno, migliore in campo, nonostante abbia fatto solo un tempo, però ha dimostrato di entrare subito in partita. Silvestro, parliamo da te che hai avuto il premio di migliore in campo, partita finita 10-0, risultato pesante, com'è andata la partita? Avete mangiato molti gol. No, la partita è andata bene, comunque gli avversari sono comportati bene, l'importante è quello di divertirsi. Noi comunque dobbiamo migliorare perché sotto porta sbagliamo ancora tanto. Sul finale qualche scaramuccia tra i difensori, vabbè, tra gli attaccanti, che non si passa, però vabbè, sono cose che gli attaccanti devono fare questo, per cui vogliono fare tutti i gol, giustamente, sì. Va bene così, l'importante comunque è che comunque troviamo un'armonia di gruppo e ci divertiamo e comunque vinciamo, continuiamo a vincere le partite con convinzione. Silvestro, vuoi chiudere con una dedica la parte, questo premio? La dedica un ringraziamento. Ringraziamento a tutta la squadra, perché comunque senza di loro sicuramente non si gioca bene. E l'apporto che si dà la difesa, c'è un campo attacco, è quello la cosa più importante. Perfetto. Silvestro, chiudiamo con te una parolina sul match. Beh, è stato un match abbastanza pesante, penso che questa squadra contro cui abbiamo giocato sia una delle più favorite, infatti abbiamo perso 10-0. Sicuramente. Speriamo che più avanti potremmo fare meglio, anche se siamo gli ultimi in classifica, potremmo migliorare, speriamo che gli anni... Gianmaria, mi arriva una domanda dallo studio, troppi gol mangiati sotto porta, le occasioni non è che non le avete avute, avete preso un bel incrocio dei pali, sì. E troppe occasioni mangiate soprattutto nel finale, almeno 4-5 contate dal pubblico sugli spalti, come mai non riuscite a finalizzare? Beh, purtroppo penso che manchi soprattutto l'amalgama di squadra, questa è una cosa secondo me importante, è il primo anno che giochiamo insieme, per cui dobbiamo... Comunque si vede, sì, si matura piano piano. Sì, dobbiamo maturare, casomai, come ho già detto, negli anni prossimi sicuramente miglioreremo e purtroppo siamo anche 10 all'interno della rosa, quindi dobbiamo cercare di migliorare anche sotto questo punto di vista. Sicuramente. Gianmaria, voglio chiudere con un ringraziamento a qualcuno, questo tuo importante riconoscimento. Migliore in campo contro una delle squadre più toste, l'hai detto tu. Grazie a voi per il giudizio che mi avete dato. Meritato. Sicuramente lo ringrazio, sicuramente tutta la squadra che diciamo mi è stata vicino in questo momento, sperando che, come ho già detto, le altre partite possano andare sempre meglio. Perfetto, ti ringrazio Gianmaria, in bocca al lupo per il proseguimento. Ciao.